Buongiorno, bentrovati in una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Vediamo i titoli di oggi. Cannabis terapeutica Tobia su disponibilità in farmacia. Necessario aggiornamento del quadro regolatorio. Assistenza di prossimità Brusaferro, tema importante che coinvolge le farmacie. Sanità digitale Credifarma rinnova l'offerta con PharmaPos. Test Covid-19 in farmacia, in Umbria estesi anche a bambini delle scuole dell'infanzia. In Italia esiste una difficoltà di reperimento di cannabis terapeutica. Al momento, infatti, l'approvvigionamento dipende per la quasi totalità dall'importazione, in particolare dall'Olanda. Per affrontare questa situazione serve un aggiornamento del quadro regolatorio al fine di favorire l'efficientamento della supply chain sui vari fronti dell'approvvigionamento, dalla distribuzione fino alla dispensazione in farmacia. Ad affrontare il tema, ospite della trasmissione di Mi Manda Rai 3, è il segretario di Federpharma Roberto Tobia. Un fenomeno che si è acutizzato con la pandemia. Questa situazione, ha aggiunto Tobia, ha contribuito ad aggravare un sistema già particolarmente sotto pressione, in seguito alle misure adottate dai singoli paesi per arginare i contagi. Ma ascoltiamo uno stralcio dell'intervento di Tobia. La soluzione è sicuramente una maggiore importazione. Certo, sarebbe auspicabile che la produzione italiana arrivasse a coprire totalmente il fabbisogno, però di fatto questo non è possibile. Quindi l'auspicio è quello che il nostro Ministero della Salute possa, attraverso accordi anche con altri paesi europei o extraeuropei, stabilire degli accordi che garantiscano la qualità sicuramente elevata in termini proprio assoluti che arriva dall'Olanda, attraverso accordi con ministeri in ambito europeo o extraeuropeo, per dare ai pazienti una risposta chiara. Il tema della prossimità delle cure è importante perché contribuisce a rafforzare le comunità locali e la coesione sociale. Intorno alla persona fragile è importante ci sia una rete di prossimità fatta di contatti personali, ma non solo. È un tema che coinvolge il medico di base, le farmacie e le realtà sociali di volontariato. Lo ha dichiarato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, durante l'audizione in Commissione Affari Sociali alla Camera, nell'ambito dell'esame in sede consultiva della proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Brusaferro ha poi parlato della formazione professionale. Serve un processo di formazione continua che accompagni i professionisti sociosanitari in tutta la loro vita. Credifarma rafforza la partnership con Nexi e rinnova anche per il 2021 PharmaPos. L'iniziativa, lanciata in esclusiva a maggio dello scorso anno, ha riscosso notevole successo tra i farmacisti, registrando una crescita del 55% nella richiesta di POS da parte dei clienti di Credifarma. L'offerta prevede un canone scontato sui terminali di ultima generazione Smart POS e il rimborso delle commissioni per tutti i pagamenti digitali inferiori ai 10 euro sino al 31 dicembre 2021 sui circuiti Visa, Mastercard e Pago Bancomat, oltre a una linea di credito dedicata con un utilizzo indipendente dalle transizioni canalizzate. Confermiamo la nostra vicinanza ai farmacisti, agevolandone la continuità di business e la digitalizzazione dei servizi e dei pagamenti, garantendo al tempo stesso sicurezza e sostenendo l'evoluzione della sanità digitale, ha commentato l'accordo Marco Alessandrini, amministratore delegato di Credifarma. Il programma di somministrazione di test diagnostici su base volontaria sulla popolazione scolastica, attivato nelle scorse settimane dalla Regione Umbria in collaborazione con le farmacie, sarà esteso anche a tutti i bambini e al personale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e alle scuole dell'infanzia, siano essi pubblici che privati. E quanto prevede la recente delibera della Giunta regionale, che intende in questo modo allargare la platea dei soggetti da poter sottoporre ai test diagnostici, con lo scopo di rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione in ambito scolastico. Ciò anche in funzione dell'evoluzione sul territorio regionale della situazione epidemiologica da Covid-19. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito. L'appuntamento con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel per domani. Buona giornata!